nostro ambasciatore in Inghilterra, Manlio Brosio, e la signora ricevono i vincitori dei premi della mostra a Venezia. Howard Thomas per i documentari, a Vivian Leigh il premio per un tram chiamato Desiderio. Stanno bene nella nostra ambasciata questi ambasciatori del nostro cinema. Al loro ingresso in queste sale un cerimoniere ne ha detto i nomi: Amanda, Cervi, Lollobrigida, ai quali si è aggiunta Nadia Gray. Con velocità cinematografica, eccoci ora a Parigi. Il programma della serata è subito chiaro quando accanto alla Magnani vediamo Luchino Visconti, ai quali si aggiunge Walter Chiari. La presenza di Schumann dice a tutte lettere che anche questi sono ambasciatori della più viva oggi tra le nostre arti. Così si conchiude la presentazione parigina di Bellissimo, questo film così umano che agli amici stranieri testimonia la cordialità italiana. Parigi è sempre Parigi, anche alla Salle Pleyel, dove incontriamo De Sica. Lo ritroviamo accanto a Simon Renat e poi, dopo l'ingresso di René Clément, lo rivediamo sul palcoscenico cordialissimo presentatore di Buongiorno Elefante insieme a René Clair. Chi non era a quelle serate sta cercandole sulla settimana Incom.